c'è spazio poi quando si diventa grandi per l'amicizia all'interno di uno spogliatoio, di una squadra di Serie A, o si rimane legati agli amici dell'oratorio dei primi momenti? Beh, sicuramente ad entrambi. Io i miei amici non li ho mai lasciati, diciamo, continuo ad avere rapporti a Brescia e ogni tanto torno a casa perché mi piace stare con loro. Poi sicuramente passare tanto tempo con gli altri ragazzi in squadra si crea comunque un rapporto, perché praticamente ci vivi insieme, si crea quasi automaticamente un rapporto di amicizia tra ragazzi. Qual è l'attaccante più forte contro cui hai giocato? O Gomez dell'Atalanta, che lo conoscerà molto bene, o Perotti, che hanno grandi qualità. E Bacca in allenamento. Vabbè, Bacca sicuramente, i miei compagni di squadra, quasi tutti, cioè anzi, tutti hanno grandi qualità. Ti è mai capitato durante una partita di ammirare il comportamento di un tuo avversario e pensare, vorrei essere come lui? Sicuramente da ragazzo non giocavo neanche io tanto, quindi vedere tanti ragazzini che erano allora magari più forti di me o sembravano già pronti per giocare con quelli più grandi, gli dicevo vorrei essere come loro adesso.